Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, oggi sono qui per portare un video inedito sul canale che non avevo mai fatto, ossia un video nel quale andrò a rispondere ad alcune delle vostre domande che mi avete fatto nelle stories di Instagram. E qualora non mi seguiste lì, vi invito ad andare a seguirmi, trovate tutti i link in descrizione. Partiamo subito con la prima domanda che mi viene fatta da Daniele, che mi chiede: cosa non ha funzionato ai playoff di Amsterdam? Questa è sicuramente una bella domanda. I playoff di Amsterdam sono probabilmente l'esperienza più bella che ho vissuto durante questa stagione, il mio primo torneo a scala mondiale. Ci sono stati diversi fattori che hanno sicuramente influito sulla mia prestazione. Innanzitutto un pizzico di inesperienza, infatti ci sono state delle situazioni che avrei potuto sicuramente gestire al meglio se avessi avuto appunto delle esperienze precedenti. Poi chiaramente, come ben sapete, il gameplay lì è diverso e anche lì mi rimprovero un po' il fatto di non essermi adeguato rapidamente al cambio di stile di gioco, ma comunque tutto sommato sono soddisfatto di come è andato il torneo, perché era appunto la mia prima esperienza, come ho detto in precedenza. Per il livello degli avversari che ho affrontato, direi che tutto sommato è andata bene e adesso non vedo l'ora di poter andare a giocare altri tornei del genere su FIFA 19. E proprio su FIFA 19 sono le prossime due domande di Matteo e di William. Matteo mi chiede quali sono gli obiettivi per FIFA 19, mentre William mi chiede cosa mi aspetto da FIFA 19 rispetto a FIFA 18. Partiamo da William. Allora, da FIFA 19 mi aspetto sicuramente un gioco con un gameplay che sia stabile. Che vuol dire stabile? Un gameplay che non deve variare a seconda delle ore nel quale andiamo a giocare una partita, un gameplay che non deve variare a seconda delle modalità, ossia se gioco in Foot Draft, se gioco in stagioni, se gioco in Weekend League. Spero che riusciremo a avere l'esperienza di un gameplay che sia sempre lo stesso, stessa velocità, stesso tipo di gioco, eccetera, eccetera. Mi aspetto sicuramente che ci sia appunto anche a tal proposito una miglioria in quelli che sono i server dedicati della Weekend League e anche delle Division Rivals, la nuova modalità che pare avrà server dedicati. Mentre rispondendo a Matteo quali sono i miei obiettivi per FIFA 19, sicuramente, come si suol dire, l'appetito viene mangiando, quindi essendo riuscito a partecipare ad un torneo importantissimo quest'anno come Playoff di Amsterdam, al mio primo anno da giocatore competitivo, non vedo l'ora e spero di poter ambire a qualificarmi a tutti gli eventi e chissà, il sogno magari è quello di arrivare a giocare al mondiale finale e magari di sollevare quella coppa per rendere felici voi che mi seguite, ma anche un po' tutta l'Italia, perché quando vai comunque a rappresentare la tua nazione ti senti sempre un po' questo carico di responsabilità. Passiamo alla prossima domanda che mi viene fatta da Mario, il quale mi chiede: quante ore dedichi all'allenamento, ma soprattutto hai un tuo metodo specifico? Allora, per rispondere a questa domanda devo partire da una premessa. Infatti, come molti di voi sapranno, oltre a essere un videogiocatore, io sono anche uno studente universitario, per cui mattina e primo pomeriggio sono dedicati al seguire corsi in facoltà e poi allo studio a casa. Diciamo che dalle 18 inizia quello che è il mio allenamento, ossia dedicare un 3-4 ore di gioco al giorno per rimanere con la mano calda e per assimilare tutte quelle che sono le meccaniche del gioco, soprattutto all'inizio. Infatti la seconda parte della domanda faceva riferimento a un mio metodo specifico. Beh, io di solito all'uscita del gioco cerco di massimizzare quello che è l'impegno, magari giocare un po' di più per cercare di cogliere quelle che sono gli elementi caratterizzanti del gioco, magari appunto bug da sfruttare, cose che sono estremamente utili, come ad esempio erano quest'anno i driven shot o i calci d'angolo sul primo palo, per fare un esempio. Mentre per quanto riguarda invece l'affrontare un torneo importante, lì ho un metodo
che è un po' più specifico, diciamo, un po' più personale. Infatti, sotto la guida della mia società, ovvero i makers e dei loro coach, vado a seguire dei particolari programmi e soprattutto vado a fare tante partite contro i pro, proprio per cercare di alzare l'asticella del mio gioco. Prossima domanda mi viene fatta da Francesco, il quale mi chiede: appena inizierà FIFA giocherai principalmente draft o pensi di concentrarti sulle division rivals? Allora, io credo che a inizio FIFA sia importantissimo cercare di monetizzare al massimo, ossia cercare di raccogliere quanti più crediti è possibile per cercare di arrivare alla prima weekend league con la squadra più competitiva possibile. Di conseguenza concentrerò la mia attenzione su tutto ciò che porta un guadagno, ossia chiaramente giocherò i draft, chiaramente andrò a giocare le division rivals, ma credo che andrò a giocare anche le squad battles. Tutte queste componenti a inizio gioco credo che sono fondamentali, mentre poi mano a mano che andiamo avanti giocherò sicuramente solamente weekend league, division rivals, e mi concentrerò magari a giocare poi amichevoli con gente forte, pro o comunque che fa buoni risultati. Ultima domanda, ma non per importanza, anzi questa è forse una tra le più interessanti di questo video, che mi viene posta da Andrea, il quale chiede: in FIFA 19 la qualità dei giocatori sia in Weekend League che nei tornei si è alzata di molto, pensi che nel 19 si potrà alzare ancora? Io credo di sì, questo perché ogni anno che passa il mondo eSport legato a FIFA cresce sempre di più, diventa sempre più attrattivo e di conseguenza molti giocatori decidono di mettersi in gioco. Alcuni magari si rendono conto di non avere proprio tutte le carte in regola per riuscirci, altri invece vedono di avere tutto ciò che serve per magari sfondare e di conseguenza sono invogliati l'anno successivo a dare il massimo e cercare di raggiungere i risultati. Quindi, come abbiamo visto, quest'anno c'è stato un grande exploit ai tornei, abbiamo visto giocatori di cui avevamo sentito parlare davvero poco. Ad esempio al mondiale finale sono arrivati giocatori come Hashtag Dreamer, Crafty, Goal Machine, che l'anno scorso non hanno partecipato ad alcun torneo. Anche in Italia abbiamo visto diciamo l'emergere di alcuni giocatori, tralasciando chiaramente Daniele Principe e Fabio De Nuzzo, che sono abituati a competere a certi livelli. Abbiamo visto come Gabri, il sottoscritto, Emiliano Di Gianni, Diego Campagnani, Crazy Fat Gamer, sono tutti riusciti a trovare un posto nelle competizioni EA, quindi ufficiali, e chissà che l'anno prossimo troveremo altri italiani, magari io mi faccio un augurio che è quello di potermi ripetere, ma anche di essere accompagnato da volti nuovi molto promettenti. Ragazzi, il video è finito, spero che le mie risposte vi abbiano interessato e soprattutto vi abbiano soddisfatto. In questo caso, se così dovesse essere, vi esorto a lasciare un mi piace. Se avete altre domande, magari potete lasciarmele nei commenti e eventualmente le selezionerò per un video futuro. E vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram, perché di solito richiedo lì di farmi le domande. Io vi saluto e vi auguro un buon Ferragosto. Ciao ragazzi!